Abbiamo identificato in questo luogo un simbolo di una cattiva gestione. Una cattiva gestione del tema dei migranti, una cattiva gestione del tema della pandemia e in fin dei conti insomma un uso strumentale anche di questa situazione. Ex caserma Serena di Dosson, dove 244 tra migranti e operatori sono ad oggi positivi al Covid-19, emblema di un sistema che ha fallito per il candidato di centrosinistra alla presidenza del Veneto Arturo Lorenzoni, che da Casier lancia un invito ai leader delle forze politiche che lo sostengono. Vengano qui, dice, questa è una vergogna nazionale. Dobbiamo attivare dei percorsi di integrazione diversi, in cui la dignità delle persone sia rispettata e in cui ci sia effettivamente la possibilità di un inserimento lavorativo, di un inserimento sociale. Io credo che sia la prova di un modello che deve essere superato velocissimamente con delle nuove regole e con il superamento dei decreti Salvini che stanno facendo in Italia, stanno creando in Italia delle situazioni di allarme sociale. Era la strada dello SPRAR, quella da seguire per dare una risposta adeguata al tema dell'immigrazione, l'accoglienza a piccoli gruppi, così da salvaguardare la sicurezza pubblica da una parte e sostenere dall'altra l'integrazione di queste persone. C'è qui con me Antonio Calò, che ha dimostrato che modelli di accoglienza diversi sono possibili, funzionano e dal punto di vista sociale e economico sono molto ma molto più efficaci. Dobbiamo attuarli da subito. Ma l'ostacolo da superare, rincara Calò, è sotto gli occhi di tutti. C'è una volontà politica chiara, chiarissima. Preferiscono metterli tutti insieme qua e sperano che ci sia cagnarra e che siano visti sempre male per accaparrare voti. C'è solo questo motivo, il resto è zero. In 5 anni che non si riesca a risolvere un problema di questo genere è vergognoso, è vergognoso. È da incompetenti.